Scrive Salvatore Quasimodo: da quell'inferno aperto da una scritta bianca, il lavoro vi renderà liberi, uscì continuo il fumo. Quella scritta era sui campi di sterminio, in tedesco era nobilita, e Quasimodo l'ha comunque riportata in italiano. Quindi uscì continuo il fumo. In quel fumo era stata trasformata l'esistenza di una moltitudine di donne, uomini e bambini. Mai più. Siamo qui per questo, tutto questo ma in più, per far sì che questa barbarie non si ripeta occorre conoscere, capire e sentire, studiare e vedere i luoghi della memoria. Storia e memoria sono risorse fondamentali per l'umanità, permettono di utilizzare il passato per capire il presente. Questa sera siamo qui per stringerci insomma intorno al ricordo delle vittime della Shoah. E ci prepariamo a ricordare con la giornata della memoria quel 27 gennaio 68 anni fa, quando l'Armata Rossa liberò il luogo in cui la ferocia umana si espresse nel modo più cruento, calcolato, della potenza arrogante, disumana e distruttrice dell'antifascismo. Siamo qui affinché si tengano bene gli occhi aperti su un dramma senza tempo e trasmetta una coscienza storica alle nuove generazioni. Pino Leva diceva, uno dei pochi: se capire è impossibile, conoscere è necessario. Tutti coloro che dimenticano il proprio passato sono condannati a rivivere. Siamo qui per far conoscere. A questo nobile fine sono indirizzate anche le risorse che la cooperativa ogni anno destina e mette a disposizione delle ONG parle per i viaggi organizzati dall'ANED nei luoghi della memoria, che hanno toccato gli animi e le coscienze dei giovani e anche dei più giovani. Alla luce di quello che anche oggi abbiamo letto tutti sui quotidiani nazionali, mi riferisco agli arresti, a chi fa riferimento a stupri ancora perché è ebreo o attacchi a giudellerie perché è ebreo, a me sembra l'occasione migliore quindi per tenere alto il livello di guardia contro ogni prevaricazione di giustizia, ricordando a noi stessi e agli altri che accoglienza e integrazione devono marciare a pari passo, per un futuro di pace, di serena convivenza e collaborazione, esprimendo al massimo il nostro incondizionato impegno per l'istruzione, la cultura e il diritto di ogni popolo di potersi autodeterminare. Le nostre organizzazioni diciamo, non c'è più tempo. Vi abbiamo dato un patrocinio, è stato presente perché c'è un valore, una cultura condivisa. Una cultura basata su questo luogo perché difendiamo assieme, cioè tutti noi come membri della comunità e tanti altri che la pensano. Quindi grazie dell'impegno della cooperativa, grazie a tutti voi, sicuramente sarà. Razzista sulla panchina in un parco, portatela alle estreme conseguenze la sua logica e all'ultimo anello della catena troverete ancora una volta Auschwitz, e allora è questo che vogliamo respingere e lo dovremo fare tutti insieme, sempre congiuntamente. Ragioni, mio fratello Davide, i zii, i cugini, tutti i dipendenti statali perdevano il posto di lavoro.
Tutto proseguì serenamente fino al 1938, quando quasi di soppiatto sui giornali cominciarono a fare capolino frecciate antiebraiche e la parola razza, Giulio, con la pubblicazione del Manifesto della razza, dove si comunicava che gli ebrei non appartenevano alla razza italiana. La nostra sapienza ci ha resi cinci, l'intelligenza duri e